Video per le ragazze. Allora, questo qua è un video che più per le ragazze, per le MILF o per le ragazze o donne che a 40 anni, 35, 38 e salendo, 44, credono che sia facile ricollocarsi. L'uomo si ricolloca molto più facilmente, perché l'uomo non è richiesta la bellezza, ma è richiesta avere magari una posizione, due soldi da parte, ma in fondo neanche quello. Le donne invece credono di ricollocarsi in maniera facile. Non parlo di quelle mollate, ma parlo di quelle che decidono che quella, la vita che hanno non è abbastanza appagante, non è neanche malaccio, ma non sono felici, non subiscono violenze, hanno magari dei figli, ma il marito così credono di poter avere di più e credono che gli spetti e avere di più. E così decidono, per questioni tranquille, di così patteggiare una resa col marito, che magari accetta questa decisione, deve accettarla, mollano il marito e si ricollano sul mercato. E poi improvvisamente capiscono invece la durezza del mercato, perché o hanno già un piano B pronto. Allora, classica donna che non lascia una liana se prima non si è attaccata a un'altra, altrimenti si fa dura. Nel senso che, se leggete i libri, per dire, c'è un bel libro di Zemmour che dice chiaramente che in Francia le donne che poi si separano per loro decisione e si risposano, sono praticamente il 5%. Sto parlando di 5, vuol dire che il 95% alla fine di tutto questo percorso, che magari inizia a 35, 38, 40, 45 anni, anche 50, muoiono sole, rimangono sole o al massimo con qualcuno che va a letto con loro, ma che non fa cose con loro serie, cioè loro puntano a ricostruirsi una vita con l'uomo che vogliono, perché finalmente ha capito come lo vogliono, ha capito come non lo vogliono, credono di valere di più, ma sono completamente fuori dalla realtà, sono completamente fuori da quello che è il sistema, che invece le illude. Ecco perché io dico sempre: guarda, la vita è una merda per tutti, perché non sappiamo perché siamo nati, dobbiamo anche morire, e l'umanità si fa tanto per fare. Non sono certo un ottimista, però sappi, piuttosto prendi una pausa. Ma mi piace l'argomento, eh? Allora vado avanti dopo.